Questa volta abbiamo vinto noi. Sì, abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi 1-0 contro il Feyenoord e abbiamo superato gli olandesi in classifica. Siamo a un punto dalla prima, che è l'Atletico Madrid, che ha rifilato 6 gol al Celtic. Ed è strano perché fino a poche ore fa sembrava una stagione di merda, sembrava una stagione da buttare via subito nel cesso. Invece a quanto pare no, a quanto pare la Lazio batte il Feyenoord, batte quei... non vorrei essere offensivo, batte quei e... giocando la squadra vera, giocando una partita di sacrificio, di enorme sacrificio. Non sarà stata una prestazione meravigliosa, non sarà stata una prestazione spettacolare come magari quella contro l'Atalanta in casa, però è stata una partita maschia, è stata una partita di sacrificio. È così che la Lazio l'ha portata a casa, con il gol di Ciro Immobile, l'uomo meno in forma di questo inizio di stagione, che però segna un gol da grandissimo attaccante. Ragazzi, il gol di Immobile è un gol da grandissimo attaccante. Tra l'altro mi è sfuggito anche chi gli ha dato quella palla, forse Patrick, perché solitamente lui è lui che fa quei lanci millimetrici, perché comunque sia un buon piede, quindi potrebbe essere stato Patrick, ma vorrei rivedermela, Beppe, vorrei rivederla, che sono appena tornato a casa dallo stadio. Mamma mia che stadio, mamma mia. Io oggi pomeriggio ho dormito, ok? Se può interessare a qualcuno, ho dormito, mi sono svegliato alle 7:30, quindi un'ora e mezza prima del fischio iniziale. Sono corso allo stadio, sono entrato allo stadio e mi sono trasformato. Io oggi ero morto, io oggi sono risorto. Però appena sono entrato allo stadio e ho visto quei, io oggi sono risorto, mamma mia. Questa è una vittoria che mi fa godere tantissimo. La Lazio adesso ha tutto nelle proprie mani. Però poi a fine video parliamo della situazione del girone, perché ci sono tanti incastri molto particolari. Ripeto, oggi non è stata una prestazione brillantissima. La Lazio ha lasciato il possesso palla quasi interamente al Feyenoord, che è una squadra che ha un palleggio di qualità. Dovremmo avercelo anche noi, però magari sai, abbiamo cambiato tanto a centrocampo, la scelta di mettere Vesino davanti alla difesa, che comunque sia non è un Rovella, ok? È un calciatore che magari tende più a fare legna piuttosto che a metterti la palla sui piedi. Quindi abbiamo lasciato il possesso palla a loro, che lo hanno gestito in maniera, ragazzi, un po' sterile, no? Un po' sterile, perché alla fine sì, le occasioni a gol ci sono state da parte degli olandesi, però io ne ricordo due nel primo tempo e altre due nel secondo, comunque in 90 minuti di possesso palla che hanno portato avanti. Tra l'altro, ragazzi, questa vittoria è anche di Ivan Provedel. Ma che parata ha fatto Provedel nel primo tempo? Ma che parata ha fatto? Cioè, oggi anche questa vittoria è di Ivan Provedel, così come il pareggio contro l'Atletico Madrid. Oggi Provedel decisivo in Champions League. E pensate un po', è il quarto portiere nelle gerarchie della nazionale. Ho letto su WhatsApp, me l'hanno scritto, sembra che Donnarumma abbia sbagliato qualcosa, adesso non lo so, devo vedere meglio. Però ragazzi, Provedel è un portiere che merita di giocare anche in nazionale. Ce ne sono tanti, perché c'è anche Vicario che sta facendo al Tottenham, lì a Londra. Però grandissimo Provedel, se non sbaglio anche nel secondo tempo è riuscito a fare una parata decisiva. Io purtroppo ho visto e non ho visto, perché in curva si vede sempre metà di quello che succede, soprattutto a ridosso della porta, la porta nord, no? E quindi la porta dove ha attaccato l'Atletico Madrid nel secondo tempo. Però la Lazio è stata brava a resistere, cioè è stata veramente una partita di sacrificio. Luis Alberto ha giocato gli ultimi 10 minuti, anzi gli ultimi 20 minuti, perché poi si è arrivati quasi al centesimo minuto con i crampi. E io l'avrei tolto. Ammetto che io Luis Alberto l'avrei tolto, perché si vedeva che non fosse molto, non stesse bene fisicamente. Anche nel primo tempo era sempre in ritardo sul pressing, magari rispetto agli altri giocatori. E poi quando il Feyenoord, ogni volta che il Feyenoord superava la prima pressione, non riusciva mai a tornare, no? Faceva un po' di fatica. Quindi io sinceramente avrei tolto lui al posto di Kamada a inizio secondo tempo. Però magari non so, ci sono cose che non posso sapere. Magari Kamada
Atalanta stava peggio, eh. Non posso saperlo, però per esempio avrei tolto lui nel secondo cambio, quello di Rovella. Quando è entrato Rovella avrei tolto Luis Alberto, avrei messo Vesino Mezzala, però alla fine le scelte hanno pagato, così come la scelta di mettere Immobile dal primo minuto è una scelta che ha pagato. È la testimonianza che noi laziali non ci capiamo veramente un cazzo, perché io stesso questo pomeriggio a OCV ho detto: guarda, formazione che mi piace anche il centrocampo, però metterei Castellanos. Per fortuna che noi laziali non ci capiamo un cazzo, ragazzi, per fortuna che noi laziali non siamo lì ad allenare, perché noi forse non ce ne rendiamo conto, ma veramente non ci capiamo nulla. E io mi metto anche io in questo gruppone, ok? Non ci capiamo nulla. Io ovviamente ho un canale YouTube, quindi parlo di Lazio, mi piace parlare di Lazio, ho sempre detto che non è che ne sappia, cioè non sono un intenditore, però mi piace parlare di Lazio, lo faccio nel tempo libero, ma sono consapevole che c'è chi capisce molto più di me. Questo sono assolutamente consapevole. Oggi Immobile ti fa vincere la partita, oggi Immobile è tornato il re. Ragazzi, quello è un gol da grandissimo centravanti e spero che possa dargli una grandissima, un'importante spinta morale. Immagino che al derby giocherà lui, quindi, ok, sono contento. Castellano, tra l'altro, è andato vicino al gol del 2-0 a fine partita. Purtroppo lì c'è stato un pizzico di sfortuna, perché il difensore è intervenuto buttando la palla deviando il pallone in calcio d'angolo. Peccato, perché quel gol avrebbe potuto pareggiare la differenza reti negli scontri diretti, ok? È entrato molto bene anche Pellegrini. Che ha sempre il solito problema di metterci troppa foga in quello che fa, però oggi spesso ha pagato, nell'ultima situazione non molto. Mi è piaciuto Lazzari, ragazzi, Lazzari in questo periodo sta migliorando molto a livello difensivo, purtroppo a livello offensivo continua a fare tanti errori, però a livello difensivo sta crescendo tanto, perché oggi non aveva un cliente così comodo, assolutamente no. Bene la difesa, ripeto, nella sofferenza, perché Lazio oggi ha sofferto, c'è stata un'occasione clamorosa per il Feyenoord su un cross con la palla che è uscita praticamente di mezzo millimetro, che insomma poteva cambiare la partita, ci è andata bene in quell'occasione e quindi questo. La situazione del girone, ragazzi, è la seguente: la Lazio ha tutto nelle proprie mani, alla Lazio bastano 4 punti. Alla Lazio bastano 4 punti senza pensare a quello che deve fare il Feyenoord, ok? Nelle sue due partite. Non sarà facile, perché devi giocartela la partita in casa contro il Celtic e devi giocarti anche quella a Madrid. Detto questo, a me preoccupa più la partita in casa contro il Celtic, perché io conosco i miei polli, ok? Conosco i miei polli, noi siamo capaci di fare grandi partite a livello mentale contro queste squadre qui, come il Feyenoord, oppure come contro come la Fiorentina, come l'Atalanta, e poi magari crolliamo contro squadre magari di livello inferiore, come per esempio il Celtic, oppure come nel caso del Genoa per quanto riguarda il campionato. Quindi la partita contro il Celtic va giocata con il coltello fra i denti, perché è una partita fondamentale, e non è detto che il Feyenoord esca dalla partita contro l'Atletico Madrid con dei punti. Secondo me è difficile che l'Atletico vinca, ve lo dico subito, è difficile, nonostante stia molto bene, la dimostrazione nella partita contro il Celtic di questa sera, però è difficile, perché quel campo è un campo infame, è veramente un campo infame, quindi ho la sensazione, soprattutto considerando la nostra solita fortuna, ho la sensazione che si deciderà tutta l'ultima partita, però questo dipende da noi, ok? Ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Ovviamente siamo in diretta su Twitch sul canale Just Lazio, link in descrizione, per parlare di Lazio Feyenoord con un paio di ospiti, tra cui Vittorio Campanile e Adriano Moretti, per chi di voi lo conoscesse su TikTok. Adriano Moretti è un grande laziale, quindi oggi sarà ospite di Just Lazio. Dai, forza Lazio, dai.